A volte mi viene l'angoscia per le cose più assurde. Ieri la cosa che ha fatto scatenare la mia angoscia è stata la tovaglia sporca di vino e di gusci di noci che ho visto nel secondo atto di Novecento. Stavano là Alfredo e Olmo a parlare, le loro solite cose, e c'è questa tovaglia mentre Depardieu si mangia le noci rompendole con i denti, cosa che non ho mai visto fare, denti di ferro, e forse erano fresche, molto probabile. Comunque c'è questa tovaglia di stoffa, ok, sporca, c'è cioè una macchia gigante di vino, delle noci sparse qua e là, è mezza vuota la tavola, cioè l'hanno, quando hanno mangiato hanno tolto parte dei piatti, parte però è ancora come se avessero appena mangiato. Ora, le tovaglie di stoffa, io non lo so a voi, ma io non le uso più. Le usava mia mamma, le usava mia nonna, le ho sempre viste a casa, ma io non ce le ho. Questa è di plastica e per me è impensabile usare una tovaglia di stoffa perché è scomoda e la dovrei lavare tutti i giorni. Un tempo non si lavava tutti i giorni. Io mi ricordo che quando cadeva del vino, quella macchia di vino te la portavi via per una settimana. Se non sbaglio, la toglievano una volta a settimana. Ma due, se proprio succedeva qualcosa di tremendo, succedeva qualcosa di tremendo. Quindi avevi questa cosa sporca. Una cosa impensabile come usare il fazzoletto di stoffa. Il fazzoletto di stoffa per me è un orrore, invece in quel caso, eppure si usava. E vabbè, comunque la tovaglia invece non mi provoca orrore, semplicemente è più facile lavare la plastica, è più facile, a volte mangi direttamente sul tavolo, lavare il tavolo. La trovo una cosa molto più comoda. E quindi non pensavo più alle tovaglie, non ci ho più pensato. Quando ho visto quella tovaglia là, di colpo, a me capita spessissimo, ma non spessissimo adesso che sto invecchiando, spessissimo da tanto tempo, sono almeno 20 anni che mi capita. Ogni volta mi vengono questi flash di cose passate, un po' probabilmente anche perché io le cose passate le vedo proprio come passate, non esistono più, io non ho rapporti con la mia famiglia, ma non li ho mai avuti, no? Praticamente non li avevo nemmeno quando ci vivevo all'interno della mia famiglia. Quindi a volte mi capita di vedere queste cose e mi vengono questi flash e quindi mi sono messa a pensare ai miei nonni e alla tavola appunto con questa tovaglia che ne ha viste di ogni, perché io ho vissuto a casa per 18 anni circa e su quella tavola quanti litigi, quanti divorzi, quante nuove relazioni, quanti odi, tutto negativo e no, e mi è venuto in mente la solita futilità e inutilità dell'esistenza, perché nel frattempo le cose sono andate avanti, no? E io sono ancora giovane, però nel frattempo tante cose sono finite, mio nonno è morto e quindi mi è venuto in mente mio nonno l'ultima volta che l'ho sentito, io l'ho sentito al telefono, non sono andata al funerale, non l'ho visto quando era malato. Mi ricordo quest'ultima telefonata che abbiamo avuto e ho pensato, mamma mia, mio nonno già aveva avuto una vita avventurosa, perché mio nonno era, quando era piccolissimo, era un pastore sardo, piccolo, pastore sardo a 4 anni, raga. Io, per me è una cosa che ogni volta che ci penso è una cosa che mi inquieta, 4 anni fare il pastore. E poi no, a Iesi è emigrato, è andato in Francia, no? Poi dopo, a un certo punto si è stabilizzato. Mio nonno già ha avuto una vita che è al di là della tovaglia sporca. Non ha, tanta gente nasce e muore nello stesso posto, ma anche in quel caso l'emigrazione non è stata volontaria, era necessaria perché non c'era lavoro, quindi ci si spostava. Adesso uno sempre spera che non sia necessario spostarsi, ma che sia volontario. Un conto è viaggiare per il mondo, un conto è dover andare per il mondo, sono cose molto diverse. E quindi mi è venuto in mente questo, poi mi è venuto in mente che invece mia nonna è ancora viva, che però non vedo da 15 anni, penso. E che mia nonna, ormai, dalle poche notizie che io ho, non riconosce più le persone intorno a sé. E quindi stavo pensando a questo, a me non lo so perché mi si ferma sempre dai nonni, probabilmente perché sono gli unici con cui ho vissuto di più, in maniera più empatica, diciamo così, ho dei ricordi meno negativi di tutto il resto. E penso a tutta questa gente che vive
intorno a questa tovaglia, ma anche se non vivi intorno a questa tovaglia, sempre intorno a questa tovaglia vivi, perché tanto alla fine non si va qua a sbatterci, a sbatterci, a sbatterci, ma poi alla fine sempre al punto di partenza si arriva e non si fa niente nell'esistenza. L'esistenza è niente. E uno prima se ne rende conto, meglio è, perché spreca forze su cose migliori e non su cose che deve fare. Le cose che deve fare esistono comunque, ma non le può centellinare. Allora non so, mi è venuta l'ansia, perché comunque sì, ormai a me quanto manca per morire. Ancora tanto, si spera, però non così tanto. E questa cosa della futilità dell'esistenza è tanto tempo che mi attanaglia, ma da quando esisto, ma più vado avanti, e neppure quello che ho fatto mi sembra abbia un senso. Io pensavo, nella mia ingenuità, che non costruendo un cazzo e facendo quello che volevo fare, cioè niente, sarebbe stato diverso, perché io vedevo i miei genitori che stavano in una gabbia, ma non solo i miei genitori, li vedevo tutti che sembrava stessero in una gabbia. Io non ci volevo stare nella gabbia. E io non ho una gabbia. Lo stesso mi sento in trappola. Non mi sento in trappola nella vita che ho costruito, mi sento in trappola perché non c'è un cazzo da fare. Il tempo è tanto e io lo uso. E tu ti chiedi, ma come lo studi? Cos'è questo usare questo tempo? Cosa serve? Serve a niente, serve a sporcare la tovaglia di vino. E quindi stare là, ogni tanto a cambiarla, ma sempre là. E alla fine, dopo un po', prima o poi finirà, e rimarrà soltanto quella cazzo di tovaglia di vino. C'è il finale di Stoner, di John Williams, che mi ha dato questo tipo di impressione. Infatti il libro è basato proprio su questo, sulla futilità dell'esistenza, sulla vita sprecata, e il finale non ve lo racconto, però è un oggetto caduto a terra, un oggetto che racchiude tutta un'esistenza, racchiude il meglio di quell'esistenza. E quella convinzione che in quell'oggetto ci fosse qualche cosa, in fin dei conti, che sarebbe rimasto dopo, e invece no, cade semplicemente a terra. Messa roba ieri sera della tovaglia, vi giuro che mi ha scatenato, mi ha scatenato. Ci ho dormito poco, ho sognato cose. Non so se sono riuscita a passare quello che penso, ma alla fine veramente si nasce in una stanza, si muore in una stanza, spesso volentieri la stessa stanza, almeno si spera, ok? Non mi mandate mai all'ospedale a morire, voglio morire a casa mia. E nient'altro, nient'altro, ogni giorno c'è il caffè, ogni tanto c'è qualche litigio, ogni tanto ti rendi conto che stai passando il tuo tempo a fare cose che, ma perché? Che me ne frega di litigare con quell'imbecille senza faccia che sta su YouTube o su TikTok? Niente, niente. E infatti non lo faccio, generalmente tutto scremato. Però comunque sia, i giorni persi, le troppe ore passate a dormire, a non fare niente, a guardare il vuoto, il giorno che non hai fatto la passeggiata e la dovevi fare, forse è stato meglio fare, non lo so, tutto quello che hai perso, ma poi anche se fosse stato preso invece, la sensazione di non aver fatto niente sarebbe lo stesso. La tovaglia.